Ciao, se ancora non lo sai, io sono Paolo Brada e ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Prima di lasciarti al video, Ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale se non vuoi perdere i video che usciranno in futuro e se magari attivi anche la campanellina riceverai sicuramente le notifiche quando i video usciranno. Tutto ciò è gratis, quindi non preoccuparti e non avere timore di farlo. Bene, penso di aver detto tutto, io ti lascio al video e ti auguro buona visione. Quindi eccole qui le due bacchettine, Morgano e Faggio, e solo Faggio, ovviamente griffate Paolo Brada DIY, e poi c'è il tagliere per il salame, sempre in Faggio. Ora, per andare a proteggere un po' questi manufatti, visto che stanno sempre comunque a contatto con l'acqua, con il grasso, anche in questo caso del salame, o in queste essendo pinze da cottura vanno comunque sempre a contatto con gli alimenti, è bene proteggerle un pochino, perché altrimenti con la cottura, con l'acqua, il continuo lavarli, si deteriorano. Se sono dei mestoli di poco conto, possiamo anche e non darci peso. Però se sono manufatti dove magari ci teniamo un pochino di più, potrebbe essere utile proteggerli. E in questo caso ci viene in aiuto questo burro per legno completamente naturale, che è apposito per questo tipo di trattamenti, che va bene per taglieri, per mestoli in legno, tutti quanti gli utensili in legno, le pinze anche come queste, perché al suo interno comunque contiene semplicemente olio di cocco e cere naturali, e quindi è perfettamente compatibile con gli alimenti. Vediamo che l'interno si presenta come se fosse una cera, un pochettino più compatta di una cera. Se andiamo un pochino a scaldarla, si trasforma in una sorta di cera liquida e ha un ottimo odore di cocco, questo appunto per l'olio di cocco che la compone. Ora, per andare a passarla
ci muniamo di uno straccetto oppure di un piccolo, di un pezzo di pannocarta. Ne prendiamo una piccola parte dal suo barattolo e incominciamo a stenderla sul nostro tagliere in faggio. E vediamo che anche a livello visivo va ad accendere anche e a far risaltare anche le venature del nostro tagliere. Diciamo che essendo un tagliere ci interessa relativamente, però anche a livello estetico, come si dice, anche l'occhio vuole la sua parte. Questo è un prodotto che potete trovare su Amazon dal venditore Vivere GmbH. È un venditore tedesco dal quale ho già preso altri prodotti e mi sono trovato molto bene. In questo caso poi è un prodotto naturale, quindi compatibile con gli alimenti, ed è certificato, quindi possiamo stare tranquilli che andiamo a metterci qualcosa che non ci fa alcun danno. Oltretutto il tagliere avrà un ottimo profumo di cocco, che non mi pare poco. Diamo una passata anche alle pinze, che mi sono venute anche straordinariamente bene, quindi mi sembra un peccato anche che si rovinino. Guardate che belle come mette in risalto la venatura del legno. Sarebbe ideato per il salame tipo Milano, però anche la salsiccia calabrese non è che ci sta male sopra, cioè fondamentalmente direi che si lascia tagliare anche lei. Funziona, non sono sicuro che funzioni tanto bene, no. Guarda, però ancora meglio, funziona, guarda. Funziona. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Questi sono i prodotti finiti. A me piacciono tantissimo e saranno degli oggetti che io andrò a regalare adesso appunto per le feste. E spero che saranno graditi anche per chi li riceverà. Oltretutto, dopo averle trattate con questo burro, mi sembrano anche molto ben protette e anche il risultato finale per quanto riguarda l'estetica mi sembra che sia anche molto migliorato. Quindi perciò ringrazio l'azienda Vivere GmbH per avermi permesso di provare questo prodotto. E se vi interessa per proteggere i vostri manufatti in legno, in descrizione trovate il link per l'acquisto e così potete andarvi a vedere il prodotto ed eventualmente acquistarlo. Detto ciò, a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti. Ciao. Anche questo video è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un mi piace, la condivisione e l'iscrizione al canale sono più che graditi. Se volete, potete seguirmi anche su Facebook, Twitter e Instagram.